Uomini e donne, manca poco alla data X. L'11 settembre 2023 Maria De Filippi torna in TV e inaugura la nuova stagione del dating show, di cui sappiamo già qualcosa, come gli ospiti e i nomi dei tronisti. Le registrazioni sono infatti iniziate lo scorso 24 agosto quando la conduttrice ha accolto negli studi Helios sia ex protagonisti come Ida Platano, Alessandro Vicinanza e Pinuccia, che ha presentato il suo nuovo singolo, che alcune coppie dell'ultima edizione di Temptation Island, come Manuel e Francesca tra gli altri. Nel parterre femminile è riapparsa anche Barbara De Santi, volto storico della trasmissione che mancava in trasmissione da qualche anno. E poi i tronisti. Anche nelle nuove registrazioni il Trono Classico 2023-2024 è ripartito con i 22enni Brando e Christian e con Manuela Carriero, personaggio di Temptation Island qualche anno fa che ha da poco chiuso con l'allora tentatore Luciano Punzo. Il Trono Over, invece, ha riaccolto le veterane Gemma Galgani e Roberta Di Padua, mentre Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato sono ancora assenti. UED. Smentita la notizia. Cosa succede da lunedì prossimo? Ma bisognerà aspettare comunque l'11 settembre per i dettagli e per rivedere, dopo 4 mesi, i protagonisti di Uomini e Donne, che tornerà a far compagnia ai telespettatori di Canale 5 dalle ore 14:45 alle 16:10 circa, quindi nella stessa fascia oraria di sempre. Smentita infatti l'indiscrezione che aveva creato il caos tra il pubblico di Maria De Filippi. Per 24 ore circa, infatti, si è vociferato che il format che permette a giovani e senior di trovare l'anima gemella sarebbe durato meno del solito. Nessuna chiusura anticipata di circa 10 quindicesimi di minuto delle puntate della nuova edizione. Il sito di Fanpage ha smentito la notizia che aveva subito fatto il giro di siti e giornali. Fonti vicine a chi lavora per UED, infatti, hanno fatto sapere che l'orario in cui sarà data la linea alla soap, la promessa, è quello di sempre, ovvero le 16:10 circa. Un errore di grafica nella guida TV della settimana prossima aveva indotto a pensare a un quarto d'ora in meno per la trasmissione di Maria De Filippi. E invece non cambierà proprio nulla per la gioia dei fan.